E benvenuti amici, benvenute amiche nel mio bellissimo canale. Oggi guardate un po' la mia mise, t-shirt bianca, niente trucco, ma giusto un velo, così tanto perché volevo rendermi presentabile ai vostri occhi. Oggi ho fatto la spesa online, quindi io non l'ho fatta, ho solo digitato, me l'hanno consegnata proprio ora a casa. Quindi svuota la spesa Eurospin online. Vai! Allora, vi mostro un pacco di lattuga romana 270 grammi, poi una confezione di banane Orsero, le banane Cavendish. Sapete che ogni banana ha un marchio, una qualità, viene da un paese diverso e a seconda dove vengono hanno un sapore. Le Cavendish si dicono siano le banane migliori. Comunque un casco da 700 grammi, sono belle grandi, 4 banane, poi 3 mele golden perché devo farci la torta di mele. Poi non è tutto delle cose da frigo, ho preso anche la carne, il solito yogurt greco amo essere, il burro, poi vi mostro. Poi ho preso sia il preparato per pane e pizza amo essere senza glutine, sia il preparato per torte, perché la torta di mele la vado a fare proprio con il preparato senza glutine. Andiamo avanti, poi il mio amatissimo riso ribe. Il riso ribe è un riso molto molto digeribile, molto piccolino, con cui io mi trovo molto bene e lo applico a tutti i tipi di cotture, quindi cottura pilaf, in tegame per fare il risotto, mi trovo molto bene. Poi le fette biscottate dell'amo essere, allora io non le compro per bontà perché non sono buone, sono durissime. Vabbè, sono senza glutine, sono di mais e riso e quindi io lo faccio più per coscienza. E per tutto il resto della famiglia prendo queste sono buonissime, ma sono veramente buone, me le sono portate quest'estate in vacanza. Mio cognato la mattina si faceva queste fette biscottate con le varie marmellatine e ne apprezzava veramente il sapore, la fragranza, la consistenza e mi diceva: sono proprio buone queste fette biscottate, ma dove le comprate? All'Eurospin, pensa, croccanti, buonissime, io queste ve le consiglio vivamente. Poi sempre della linea amo essere cuore marrone, i frullini stupendi, questi sono buonissimi, questi al di là del fatto che sono senza glutine, ma sono proprio buoni e sono dei biscotti al cocco, ma sono di una bontà, questi ce li mangiamo tutti, non solo io. Poi, ok, stavo dimenticando, questo pomodoro, la linea amo essere col cuore verde indica che i prodotti con cui è fatto appunto in questo caso la passata sono tutti di origine biologica. Questa è la passata di pomodoro, mi ci trovo molto bene perché io la passata la utilizzo per le cotture lunghe, quindi se devo fare la lasagna, quindi se devo fare un ragù, quindi se devo fare la carne al sugo, vedi un po' ago da vaccinara, spuntature, salsicce, insomma cotture lunghe, e l'ho presa perché mia figlia, la sentite mia figlia, per le scale che indugia e non scende. Diletta, puoi scendere, amore della mamma? Poi vi avevo detto che ho comprato una marmellata pessima, non mi ricordo, da Lidl credo, che nemmeno si stende per quanto è gelatinosa, non lo so. Fatto sta che io amo questa. Purtroppo la shopper non ha trovato quella, anche quella alla fragola, e quindi niente, peccato, è senza glutine ed è una marmellata assolutamente assolutamente pura, sana e buona. Scendi Diletta, scendi mamma, vieni, sto mostrando alle mie amiche che cosa ci ha comprato la signora Rita, che io ringrazio moltissimo. Grazie signora Rita, perché
Oggi di uscire non me la sentivo proprio. È una marmellata che contiene solamente mirtilli, zucchero d'uva, acido citrico e naturalmente pectina. Ok, poi il solito pacchetto di mezze penne rigate. Allora, questa non è buonissima come pasta, non è, è meglio la qualità, quella, la confezione nera, quella trafilata in bronzo. Quella è una buona pasta da mangiare. Questa la prendo perché è un periodo che è in promozione, in offerta, e quindi la prendo anche perché a noi piacciono moltissimo le mezze penne rigate. È una pasta che si presta un po' a tutto. È una pasta che va bene, so, da fare col salmone, col pomodorino fresco. Col pomodoro, sì, col basilico, insomma anche con la ricotta, pasta ricotta. Le mezze penne è un taglio di pasta che fa comodo anche a chi ha i bimbi piccoli, ma non troppo, come me, che ho Diletta che ha 4 anni. Va bene così, non vi dovete mettere là a tagliare e fa cose così. Poi 4, avevo chiesto rosette, ma mi ha portato tartarughine, evidentemente lo shopper ha sostituito il prodotto da me scelto con un prodotto analogo, quindi tartarughine 4, 57 centesimi a confezione. Poi cos'altro? Ah, le patatine, quanto sono? Ve l'ho detto, queste sono le patatine più buone dell'Eurospin, io le prendo sempre, sono stupende, c'è anche la versione al rosmarino che ancora ho e quindi non ho ordinato. Poi per i miei figli entrambi il paccone Tris, 6 buste di patatine miste tra classiche chips e croccantini al formaggio, che mangio pure io. Multigrain, questo è al cioccolato fondente perché c'è anche la versione mirtilli, frutti rossi, vabbè, a me piace solo cioccolato fondente, fonte di fibre, ferro, calcio, vitamine del gruppo B, vabbè, lo sappiamo comunque. Fiocchi di riso, frumento integrale, orzo, corriccio di cioccolato fondente con aggiunta di vitamine, ferro e calcio. Sinceramente è un'eccellente alternativa alle fette biscottate, perché io non faccio tutte le mattine colazione allo stesso modo, vario a seconda di come mi sveglio, a seconda se ho l'emicrania, chi soffre di emicrania mi capisce. Poi queste, allora io queste barrette le ho prese nocciole e cioccolato e sempre della multigrain, ovviamente, cioccolato sempre fondente, cereale e cioccolato fondente, io le porto al lavoro, io presto il back to work, torno al lavoro e quando si è lì non è che ti puoi allontanare per fare uno snack, ti serve una cosa veloce a portata di mano, io vado avanti con le barrettine. E poi verso ottobre comincio a portarmi il thermos col caffè. Poi camomilla solubile, questa in casa fa sempre comodo. E adesso vi mostro quelle due o tre cosette di frigo che ho preso. Allora, eccomi con le cose di frigorifero. Già ve l'ho detto poc'anzi, lo yogurt greco più buono che esista. È il più buono che esista. Io e mia figlia, sapete come lo stiamo mangiando adesso? Con quello sciroppo di riso che ho comprato da Lidl. Adesso non mi ricordo se era una settimana particolare o se Lidl lo vende sempre, ma me lo auguro, perché insieme è un connubio eccezionale, perché lo sciroppo di riso ricorda molto il miele d'acacia, però, quindi molto delicato. Boh, ci sta benissimo, veramente veramente bene. Poi altri succhi, 3 me ne sono fatta prendere, stavolta arancia e zenzero, perché lime e zenzero è troppo acre, cioè a me va benissimo, per i miei figli un po' meno, lo trovano molto acre, preferiscono arancia e zenzero, lo bevono molto volentieri arancia e zenzero. Poi 2 yogurt da bere, classicone, fragola e alla banana, e questo lo utilizzerò anche al posto del latte nella ricetta del plum cake banana e noci pecan, che in realtà non è un plum cake ma è il classico banana bread, no? Buono. Poi la mozzarellina senza lattosio,
Diciamo che questo è un salvapranzo, salvacena per oggi questa spesa, poi vi dico perché. Poi del macinato, perché vi ho detto faccio il ragù, ma siccome la signora non ha trovato la vaschetta con gli odori misti, no quello congelato, quello in cui c'è quella vaschettina di odori da brodo in cui c'è la carota, la cipolla, il sedano, poi cos'altro, il prezzemolo, io utilizzo quelli freschi come base per il soffritto per fare qualsiasi sugo, tranne quello di pesce, no? E poi ho preso il prosciutto di Parma, che è l'unico che può mangiare mia figlia, oltre al prosciutto cotto arrosto, ma la linea, quella alta qualità di Eurospin, degli affettati, non c'è sull'app, sulla spesa online, non c'è quella selezione di affettati. Dunque, quindi il ragù, non so come farlo, ho assolutamente necessità di carote, a questo punto ho fatto male a non selezionare proprio le carote a parte, il sedano a parte, le cipolle ce l'ho. Ah, è male che vada, faccio un soffrettino di cipolla e aglio e faccio un pseudo ragù, ecco, ragù a modo mio, tutto va di moda, tutto a modo mio. Allora, oggi perché mi sono sbizzarrita con la spesa online? Perché è sabato, mio marito è al lavoro, è uscito stamattina molto presto, ero in dormiveglia, sono state 6:30, e fuori il tempo è pessimo, il cielo è tutto cupo, coperto, a me mi mette addosso una fiacca sto tempo, quindi ho pensato, a me non va di uscire. Quindi ho quest'app sul cellulare, l'app Everly, che non so se è valida per tutta Italia, credo di sì. Prima si chiamava Supermercato 24 e io personalmente l'ho iniziata ad usare quando ero incinta di Diletta Romana, di mia figlia, e mi trovo molto bene. Certo, i prodotti non li trovate mai in offerta, nel senso che se nel punto vendita trovate un pacco di pasta a 60 centesimi, su Everly la pagate sempre a prezzo pieno. Cos'altro? La comodità che io trovo in quest'app è quella di poter selezionare il supermercato, perché in quest'app vi segnala i supermercati di zona, anche piuttosto distanti, credo entro i 5-10 km, adesso non lo so nello specifico come funziona. E io infatti ho sull'app, mi risulta, Eurospin, Lidl, Conad, 5-6 supermercati, tra supermercati, ipermercati e discount. Quindi non tutti i supermercati, per esempio non ci sono i supermercati del gruppo Gross, il gruppo Gross è il gruppo romano dei supermercati, quindi il PIM, l'Agorà, Idromarket, quelli non ci sono perché loro hanno un'app a parte, un sito a parte che funziona allo stesso modo, fai la spesa, la metti nel carrello, selezioni la data e l'orario di consegna, te lo shopper te la porta a casa, puoi pagare sia in contanti alla consegna che con la carta di credito online. Ti avvisano quando lo shopper inizia a fare la spesa, ti avvisano quando ha finito e quindi sta arrivando da te, ti dicono nello specifico cosa hanno trovato, che cosa, tutto tramite l'app, che cosa non hanno trovato, se hanno sostituito in meno, perché tu scegli sostituire il prodotto oppure no, non sostituirlo. E puoi anche scegliere con che cosa deve essere sostituito. Io mi trovo veramente... Quindi questa è la mia spesa di sabato, io farò quindi per pranzo a loro questa... pasta ragù finto, ok, così le signore sono tutte felici, tutte contente che non è un vero ragù, non trattasi di vero ragù, perché non ho gli odori da brodo, quindi faccio un semplice soffritto, prima faccio rosolare bene la carne macinata, poi ci metto il battuto di cipolla e aglio, perché non ho la carota e il sedano, sale, pepe, sfumo col vino e poi verso la passata di pomodoro, ok? Se può fare così, se può mangiare, ma sì. Sì, tiriamo a campare, l'uomo campa. E poi per la sera, poi nel pomeriggio, poi faccio la torta di mele come merenda, hanno lo yogurt da bere, hanno il succo di frutta,
E nel caso in cui dovesse far male il ragù, c'hanno pure la camomilla, quindi meglio di così. E poi stasera facciamo la pizza e ci vediamo la partita. No, io con i miei figli, sola soletta. Che fate voi? Allora, io vi auguro tanta, tanta fortuna e ci vediamo la prossima. Ciao! Anzi, vi annuncio che lunedì mattina, 29 agosto, esce un vlog sullo shopping che ho fatto da IKEA. Ciao!